Inevitabile la domanda su Malpensa. Un altro fattore come dire, di calo del consenso del centrosinistra, questo è nei fatti. Non per causa sua, lei ha No, no, difeso, no, ma però lo so, guardi, al nord. il problema è questo, è che è difficile in una campagna elettorale contrapporre un ragionamento ad uno slogan. Cioè, qui è partito Berlusconi, per la Lega, Formigoni, a dire l'Alitalia deve restare italiana e Malpensa deve funzionare. E non hanno ancora spiegato come le due cose si realizzano. Intanto, questa cordata di italiani, io vorrei ricordare che la proprietà di un bene o di un'azienda è un fatto transitorio. Oggi la può comprare una cordata italiana e domani venderla degli australiani, come Certo. stava facendo Berlusconi quando voleva vendere a Murdoch le sue tre reti. E nessuno gli poteva dire niente, così come nessuno potrà dire niente. Questa cosa dell'italianità è una cosa curiosa, la devo dire francamente. E questa cosa di Malpensa, ci dicano con quali soldi si può tenere in vita Alitalia e continuare a tenere in vita Malpensa dipendendo da Alitalia, che lì si perdono 200 milioni di euro all'anno. Lei sa che a Malpensa c'è una struttura, si chiama Malpensa Cargo, che è un ramo dell'attività dell'Alitalia Cargo, che è un ramo di Alitalia, che trasporta le merci. Ha 5 aerei cargo e 135 piloti. Fa un fatturato di 220 milioni all'anno e ne perde 70, credo che sia un record. Credo che quei piloti possano, se tutti devono guidare 5 aerei, devono pilotare 5 aerei, lavorino 1 o 2 ore alla settimana, perché non Certo. credo. E Sì, questo insomma, bisogna cambiare. bisogna cambiare. Senta, lei è un liberale, però è anche un uomo, giustamente, che ha fatto della sicurezza per il centro-sinistra, uno dei non bisogna, temi importanti sulla linea di Tony Blair. Però questi ragazzi hanno anche valvole di sfogo. Abbiamo visto che alcune sono un po' forti, tipo i rave party, però ci sono questi rave party. Autorizzarli controllando nella provincia con sistemi di sicurezza. È possibile secondo lei o chiuderli del tutto? Cioè, è Guardi, se uno controlla il rave party e un gli impone delle controsenso. regole, è un controsenso. Già Controsenso. oggi sono già un controsenso, cioè sono già una cosa diversa da quelli che erano Negli all'origine. anni Erano il 90. grande ribellismo metropolitano, l'occupazione dei luoghi del lavoro abbandonati dal lavoro, quindi la vita torna nei luoghi, Ok. nelle grandi aree industriali dismesse. Oggi sono un grande supermarket di alcol e di stupefacenti, una grande occasione per gli spacciatori, cioè si Quindi diventa regge. difficile, to difficilmente tollerabile per un'istituzione? È la storia dei centri sociali, è la stessa cosa, cioè nel momento in cui ci si mettono le regole, Però muore li quella avete cosa. lasciati i centri sociali o li avete chiusi? No, io non No. ho, io ho, li ho premiati. Alcuni sono. Io ho premiato le mamme del centro sociale Leoncavallo Infatti. perché, beh, certo, però l'evoluzione del centro sociale Leoncavallo è Culturale. un'evoluzione, assolutamente, uno dei Siamo punti di d'accordo. produzione culturale Perfino più. Sgarbi dice che fanno arte, per cui voglio Se dire. ne è accorto Sgarbi che passa da Milano 2 giorni alla settimana, credo che vada bene questa cosa. Ciao Vittorio. Working class, lei guarda le fiction ogni tanto Mi poco. capita, sì, però. Diciamo che la classe operaia, un po' dal cinema, dalla fiction, io ho la sensazione che non, rispetto agli anni 70-80, pur essendo reale nel paese, ha un po' meno peso nella narrativa della fiction e del cinema. Non auspicherebbe più impegno anche lì di registi e produttori a raccontare il mondo del lavoro, degli operai? Guardi, io se faccio il paragone tra la fiction italiana, che è di buon livello dal punto di vista della recitazione, dell'impegno, ma sono le storie che mancano. E diciamo, la fiction o i telefilm americani, c'è più rappresentazione della vita reale, dell'evoluzione del costume del paese nei telefilm americani, più coraggio a rappresentare Sì. questo, cioè si impara di più guardando i telefilm, cose vere dell'America, facendo la tara su tutta l'enfasi magari della polizia piuttosto che altro, però si impara di più vedendo l'evoluzione del costume di un paese attraverso la rappresentazione cinematografica dei telefilm che se ne fa negli Stati Uniti che non nel nostro paese. Adesso, per fortuna è un po' diminuita tutta questa storia di fiction, Riva di Sì, Vallombrosa, un tutte po' così. queste, ho Feuilleton, sbagliato, diciamo. ecco, che sono
molto rivolti al passato, mentre invece di più bisognerebbe ci fosse un impegno anche a entrare nella complessità dei temi della vita. Gli internauti dicono più working class. Più working class, certo. Cioè più gente che lavora. Per la working class, inteso operaio, impiegato, certo. Artigiano, cioè working. Certo.